Troppi ritardi sugli esiti dei tamponi eseguiti al personale del presidio ospedaliero Luigi Curto di Polle, quanto denuncia la FIALS Segreteria Provinciale di Salerno con una nota inviata tra gli altri al direttore generale dell'ASL Salerno Mario Iervolino e al direttore sanitario del Luigi Curto di Polla Luigi Mandia. Stiamo parlando dei tamponi eseguiti sul personale sanitario dell'ospedale di Polla nell'ambito dello screening disposto dallo stesso direttore sanitario dell'ospedale pollese. Sono da giorni ancora in attesa di essere processati e questo ritardo sta portando a notevoli e gravi conseguenze nella prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Stiamo parlando dei tamponi eseguiti presso l'ospedale di Polla, un ritardo che ha conseguenze, spiega la FIALS, sia sulla popolazione che sul personale dipendente, costretto ad aumentare i giorni di quarantena nei casi di sospetto contagio, non conoscendo quindi i risultati nei tempi previsti e non vedendosi consegnare il tanto atteso referto. Una situazione che ha notevoli conseguenze anche nella diminuzione delle presenze al lavoro del personale dipendente. Questa circostanza, spiega ancora il sindacato, ha conseguenze negative anche sui pazienti ricoverati. I pazienti che eseguono i tamponi e vengono ricoverati nei reparti, dove poi rimangono isolati nelle stanze singole per un tempo che dipende dall'arrivo del referto. Alla luce dei fatti descritti e visti i dati epidemiologici locali in progressivo aumento, sottolinea la FIALS, è necessario velocizzare sia la lettura dei tamponi che la dotazione di un apparecchio per la lettura degli stessi tamponi anche nel presidio ospedaliero di Polla, così da consentire una più puntuale refertazione.